lasciato con i 5 punti da recuperare in extremis per il nero arancio, non va a buon fine la super rimonta dei ragazzi di coach Polignano che perdono 74-67. Do la buonasera a Pierpaolo Carbone, spero tu mi possa sentire. Pierpaolo, ci sei? Accendi il microfono che siamo in diretta, Pierpaolo. E Pierpaolo festante perché ha vinto Rende, ragazzi, quindi vediamo un attimino. Pierpaolo, devi accendere il microfono perché sennò non ti sento. Hai ragione, purtroppo se non senza le cuffiette, ma facciamo comunque. No, non ti preoccupare. E insomma, io sono riuscito a vedere anche la tua partita. Ho visto il maxi allungo, ho visto la rimonta del cerco. Hai visto una partita? Sei sicuro che hai visto una partita di basket? Io dalla panchina non ho visto purtroppo una partita di basket. Raccontacela. Scusami, non ho capito. Com'è stata questa partita? Se è stata una partita. Ti devo raccontare. Se si gioca a basket, i ragazzi sono stati bravi. Poi arrivato a un certo punto non si è giocato tanto a basket e quindi sono stati meno bravi. E ti ricordo che oggi la media età della squadra era di 19 anni e 6 mesi. 19 anni e 6 mesi di media. Con il ragazzo più grande... che oggi erano quelli del 99, però sta cosa non va bene, perché io sto vedendo che il campionato di C-Gold si sta tarando verso un campionato amatoriale, perché a quello che ho visto oggi, ho visto che ci sono veramente non giocatori di età particolare, ma veramente di età grande. Questi purtroppo giustamente sanno giocare, nel senso che sanno stare in campo, sanno come devono colpire al momento giusto, insomma è stata veramente una partita difficile, al di là del fatto che noi abbiamo commesso sicuramente i nostri errori soprattutto da sotto, ma ripeto, qui ha pesato tantissimo anche la giovane età dei miei ragazzi, ai quali comunque ho fatto il complimento, se non altro per aver vinto la partita, perché il terzo quarto è stato veramente disastroso, anche se è arrivato a un certo punto, il terzo quarto eravamo avanti di 10 punti, poi abbiamo chiuso pari e non lo so come. me la devo andare a rivedere per vedere che cosa è successo, analizzare bene che cosa è successo. Però ti ricordo che noi siamo un gruppo nuovo da tre giorni, da 3-4 giorni stiamo lavorando, quindi onestamente strada ce n'è da fare tantissima, quindi guardo il bicchiere mezzo pieno, nel senso che c'è stato il risultato positivo che è arrivato, e quindi quando si gioca fuori casa è sempre una cosa buona, però c'è ancora tanto da lavorare. Ci siamo sentiti qualche ora fa via WhatsApp per la bellissima notizia. Non era oggi in campo, però sarà con voi Niccolo Guzzo, che oltre ad essere uno dei miei giocatori preferiti, e probabilmente se devono giocare i vecchietti così vanno bene, perché lui è un classe 93 e ha tanto da dare. Ma guarda che Niccolò addirittura poteva essere il figlio di qualcuno oggi, Niccolò. Quindi ti lascio immaginare, io onestamente non so, cioè rimango un po' basito, perché qua parliamo di settore giovanile, parliamo di lavorare con i giovani, parliamo di... ma a vedere la partita di oggi rimango veramente basito. D'altra parte poi Gianni, le vedrai tu queste squadre, quindi non è che voglio dire, ti sto dicendo cose, le vedrai e vedi che probabilmente non mi sbaglio. Ed è difficilissimo giocarci, è difficilissimo. Però piccola parentesi, parlavo anche con coach Barilla, che reduce dalla sconfitta all'ultimo secondo contro Agropoli. Davvero? In tutto questo sì. È stato avanti anche di tanto, hanno dominato per certi versi, però poi l'hanno buttata. Posso immaginare com'è andata. Sì, io volevo un tuo commento sul ritorno, perché finalmente in campo siamo al 7 marzo, quando fondamentalmente poteva essere il 7 novembre. Non è cambiato molto.
Sì, speriamo bene, speriamo di continuare a giocare, Gianni, speriamo bene. E noi, insomma, ci siamo, chiaramente non abbiamo particolari obiettivi, però diciamo che è una squadra particolarmente giovane, quindi ci sono tutti i limiti della gioventù, e infatti sono usciti oggi fuori al terzo quarto. Però ho visto anche cose buone, perché non è che posso dire male, e oltretutto quando si vince fa sempre bene, e quindi ti ripeto, dobbiamo lavorare per costruire ancora tanto. Buon lavoro e bocca al lupo e buon rientro. Grazie Gianni.